boom di consensi per Ruote nella Storia in provincia di Prato, supportato dalla fondamentale presenza dell'Automobile Club locale. L'appuntamento con la manifestazione sulle strade del Mille Miglia ha raccolto l'entusiasmo e l'approvazione di organizzazione e partecipanti. Con lo scopo di regalare una preziosa ed esaltante anteprima del passaggio della Mille Miglia nella provincia, l'Automobile Club di Prato ha pensato di offrire un appuntamento speciale ed inedito, ripercorrendo alcuni dei tratti sui quali transita oggi la leggendaria Mille Miglia. In questa atmosfera guidata dalla passione per l'automobilismo ed in particolare l'automobilismo d'epoca, sabato 11 maggio l'ACI Prato ha organizzato la sua quarta edizione della manifestazione a carattere motoristico-culturale, ideata e promossa da ACI Storico, in concerto con l'Automobile Club d'Italia. Si è trattato di una giornata ricca di entusiasmo e partecipazione, che ha coinvolto oltre una trentina di equipaggi, i quali hanno avuto modo di confrontarsi con la regolarità, ma anche con l'arte, la storia e la cultura che caratterizza queste terre. L'ente toscano, presieduto da Federico Mazzoni con la direzione di Claudio Bigiarini, ha inteso in questo senso portare avanti l'obiettivo che rappresenta Ruote nella Storia, ovvero la valorizzazione del motorismo storico in tutte le sue molteplici sfaccettature evoluzionistiche e la promozione del territorio con tutti i suoi aspetti focali che lo rendono un tesoro del patrimonio italiano. Sono veramente dei gioielli di macchine, sono una cosa veramente spettacolare che ci sia una passione per portare avanti la storia di che sono state le macchine. Sono state macchine, come ho visto stamani, che hanno fatto delle gare, che hanno fatto la storia del nostro paese. Perciò organizzare e essere disponibili a collaborare a livello turistico per promuovere il nostro territorio, saremo sempre ben disponibili a portare avanti queste manifestazioni. Hanno fatto delle piccole prove di regolarità, quindi proprio per avviarli un po' alla specialità, sperando che qualcuno diventi uno specialista, come di fatto qualcuno lo è già, però insomma è bello anche vedere qualcuno si cimenta per la prima volta. L'anno scorso abbiamo fatto per Ruote nella Storia la prima esperienza di questo tipo, è piaciuta tantissimo, quest'anno l'abbiamo replicata. Abbiamo a disposizione questo piazzale che fra l'altro ha avuto recentemente la prima prova del campionato italiano drifting, quindi questo spazio quindi si adatta perfettamente per fare delle prove di automobilismo e l'abbiamo utilizzato. Credo che sia un bel successo perché le persone le vedo sorridenti e quindi è già un grande indice di soddisfazione. La quarta edizione di Ruote nella Storia con l'Automobile Club di Prato ha affrontato un percorso che si è snodato tra arte, cultura, archeologia industriale e passione. Oltre a ripercorrere parte del tracciato della Mille Miglia, i partecipanti hanno potuto cimentarsi in prove di regolarità presso il piazzale di Viale Marconi, recentemente utilizzato per la prima prova del campionato italiano drifting. Il tour ha previsto anche una sosta espositiva alla Piazza del Duomo di Prato e l'attraversamento del centro storico per poi giungere al tratto appenninico del Mugello. È un evento, oramai siamo alla quarta edizione, importantissimo per la nostra città, in previsione, è una prova generale per la Mille Miglia che verrà disputata e transiterà a Prato il 14 di giugno, una prova generale, è un grossissimo spunto per il turismo, anche motoristico, che poi può diventare comunque un turismo anche pedonale, anche cicloturistico, e quindi è un avvenimento fondamentale per la nostra città. Noi oramai ci siamo affezionati, appunto è alla quarta edizione e spero proprio che diventi un evento rituale. Questa è una Mercedes 300 SL coupé del 1955, anche diciamo, più conosciuta come Ali di Gabbiano per via dell'apertura particolare delle portiere. Diciamo nella mia proprietà della mia famiglia dalla fine degli anni 90 e ha partecipato a tre rievocazioni storiche della Mille Miglia e viene utilizzata spesso per eventi come questo, quindi insomma cerchiamo di utilizzarla il più possibile perché insomma queste macchine sono delle opere d'arte, ma se rimangono ferme troppo tempo poi diciamo si degradano e quindi ci vuole la giusta cura, la giusta attenzione, ma insomma, vanno anche utilizzate il più possibile.
All'interno della manifestazione anche una sosta con visita guidata presso il lanificio Fratelli Balli, situato in uno degli stabilimenti più importanti e storici di Prato, il Fabbricone. Struttura che nasce alla fine dell'Ottocento, nell'epoca in cui a Prato spuntano i primi stabilimenti industriali, e fin da subito diventa la più grande fabbrica della città. Inoltre, prima del pranzo, il percorso in chiusura ha previsto la salita che dalla località Le Piastre ha condotto direttamente al Passo della Futa. Per i partecipanti un susseguirsi di emozioni tra i paesaggi e gli scenari suggestivi offerti da queste località toscane, immerse nel fascino della natura e del tempo. È un evento ormai che ha radici profonde, ringrazio gli organizzatori, ringrazio i partecipanti, uno perché diciamo, riportano appunto all'attenzione di tanti appassionati macchine straordinarie che hanno veramente segnato la storia dell'automobilismo, organizzano un evento che piace alla gente, piace alle persone che si imbattono nella carovana, che hanno la possibilità di vedere le macchine da vicino, ci consentono di valorizzare il territorio e spero facciano divertire chi partecipa. Perciò davvero è un bel evento. Noi come amministrazione cerchiamo di, come tutti gli anni, di aiutare, di accompagnare nel modo migliore possibile gli organizzatori, perché ci teniamo che tutto avvenga al meglio e che ci sia una partecipazione importante. Siamo soddisfatti, in attesa ovviamente del passaggio, questa è la grande prova, in attesa del passaggio alla Mille Miglia che avremo l'onore di ospitare la nostra città il prossimo giugno. Per noi è un motivo d'orgoglio, come sempre, far vivere la realtà del lanificio su situazioni anche diverse rispetto a quella che è l'attività produttiva. Oggi sia il mondo della produzione che anche il mondo dell'aprire diciamo, una struttura così iconica al mondo è chiaramente un motivo d'orgoglio. Recentemente abbiamo avuto l'apertura del FAI con circa 1800 persone che sono venute a ricordarci quanto è bello questo luogo. Quindi questo è un po' l'antipasto, l'aperitivo di quello che poi sarà il passaggio del 14 giugno della Mille Miglia, quindi è condividere e aprire diciamo, questo tipo di realtà che è una chiaramente realtà produttiva anche poi alla collettività e alla socialità. Protagoniste indiscusse anche di questa edizione le auto storiche che hanno restituito maggiore fascino e valore a tutto l'evento ed hanno reso la giornata un'occasione per appassionati, curiosi ed avventori di condividere, conoscere e godere della meraviglia dell'automobilismo d'epoca. Qui si legge quanto le macchine d'epoca vere, secondo il concetto che l'Automobile Club sta cercando di far passare, che è un concetto che non è un concetto fiscale. Le questioni fiscali vanno benissimo, ma rimangono fiscali. Le questioni di cultura sono altre e sono queste. In un ambito come questo, di nuovo un patrimonio di tutti, perché un posto come questo è realmente un patrimonio irripetibile, dove ancora si lavora, questa non è archeologia industriale, è industria. Quindi io credo che Prato abbia degli elementi particolarissimi che ci aiutano a sostenere questa passione che in città c'è, questa sensibilità che in città c'è e anche a cercare di far emergere il patrimonio di auto storiche che in città c'è. Allora, io sono una persona che crede molto in Prato, mi piace molto fare, diciamo, partecipare a questi eventi. E noi siamo un'azienda che sponsorizziamo molto questi movimenti, affiancare ASCI per noi è veramente un onore perché le persone che gestiscono ormai da anni tutto il repertorio di ASCI sono persone veramente che conoscono bene il territorio, vedere veramente che la città di Prato si muove con queste realtà, unisce le persone e noto tantissima soddisfazione veramente in tutti i partecipanti. Come anticipato dall'ente toscano, Ruote nella storia con ACI Prato potrebbe ritornare anche entro la fine dell'anno 2024, ma non si esclude sicuramente una prossima tappa 2025, condita dall'entusiasmo e lo spirito di iniziativa che rappresenta ogni appuntamento con il format di ACI Storico e Automobile Club d'Italia.
Successo per l'edizione 2024 di Ruota nella Storia con la C Roma, che in questa occasione è andato alla scoperta di Velletri. Domenica 12 maggio l'autoraduno promosso da ACI Storico e Automobile Club d'Italia, nell'appuntamento supportato dall'Automobile Club Capitolino, ha raggiunto una terra molto legata all'automobilismo d'epoca. Velletri è un comune nell'area dei Castelli Romani, immerso nelle propaggini meridionali dei Colli Albani, dove la passione e la cultura dell'automobilismo d'epoca sono vive e molto sentite. Coinvolgimento, condivisione e riscoperta di tradizioni e storie sono convogliati in una giornata che ha raccolto l'entusiasmo di tutti i numerosi partecipanti e dell'organizzazione stessa, la quale ha espresso la grande gratificazione per la riuscita dell'evento. L'ente capitolino, presieduto da Giuseppina Fusco, nonché vicepresidente dell'Automobile Club d'Italia e con la direzione di Riccardo Alemanno, ha deciso di accogliere anche quest'anno la manifestazione nata sotto l'egida di ACI Storico e Automobile Club d'Italia, con l'obiettivo di valorizzare la cultura dell'automobilismo storico e di promuovere le ricchezze e le eccellenze che si trovano custodite dal territorio italiano. Noi abbiamo avuto questa grande opportunità di questa straordinaria cornice di Velletri. Velletri, una città antichissima, più antica di Roma, conserva in sé la bellezza di questa regione ed è nel cuore dei Colli Albani, nel cuore dei Castelli Romani, immersa in un paesaggio davvero straordinario. Borghi pittoreschi che sono davvero uno sfondo fantastico per i percorsi delle nostre auto storiche. E mi auguro che gli appassionati che oggi sono con noi, i cittadini che si stanno fermando per ammirare queste auto, diventino, come dire, degli ambasciatori sia delle auto d'epoca e ambasciatori anche di questa terra. Queste manifestazioni dimostrano la passione sia da parte dei cittadini, delle persone che vengono a visitare i raduni, le esposizioni organizzate da ACI Storico e dall'Automobile Club provinciale come il nostro Automobile Club Roma, sia il lavoro, la cura, la passione che mettono i collezionisti, i proprietari di questi meravigliosi veicoli. Oggi a Velletri per la prima volta organizziamo un evento Ruote nella Storia ACI Storico e siamo veramente felici di aver scoperto tantissimi collezionisti con gioielli, a volte pezzi quasi unici, che sono venuti facendo la fila per potersi iscrivere. Tutti i nostri soci e i soci ACI Storico dell'Automobile Club Roma sono costantemente in crescita e questo non può che dimostrare la passione per questo settore così rilevante, così importante da un punto di vista economico e per la storia dell'Italia e della nostra nazione, anche per quanto riguarda l'ingegneria, le tecniche costruttive e tutto l'indotto commerciale, la filiera del valore che questi veicoli d'epoca rappresentano. Ricca nella giornata del 12 maggio la presenza di soci, collezionisti e soprattutto di vetture di grande valore. E a rendere ancora più gradevole e sentita la giornata il fatto che tutti hanno dimostrato una passione incredibile verso l'auto storica. Corale anche la presenza delle istituzioni comunali, tra cui l'assessore all'agricoltura e alle infrastrutture Cristian Simonetti, che ha partecipato per conto del sindaco della città, Ascanio Cascella, ed ha portato la vicinanza dell'amministrazione comunale all'Automobile Club Roma e ad ACI Storico per l'attività di tutela e di promozione del patrimonio storico automobilistico. Grazie innanzitutto per aver scelto Velletri per questo grandissimo evento. Io ringrazio ACI Storico e Automobile Club Italia per questo bellissimo evento. Coniugare le automobili d'epoca storiche con le eccellenze delle città, quindi della cultura, i nostri monumenti, i nostri prodotti locali, credo che sia il connubio perfetto. Immagino una macchina d'epoca come la nostra storia, come i nostri nonni, e vedo qui che vengono conservati e vengono tenuti una cura spassionata, e questo io ringrazio tutti coloro che oggi hanno esposto qui a Velletri
tutta questa meraviglia automobilistica. Vedo proprio in loro la passione e l'amore per queste automobili. Io faccio un ringraziamento perché Velletri è orgogliosa di ospitare questo evento. Spero che in futuro ci sarà una frequenza ancora più assidua per questa esposizione, e spero che molti giovani possano intraprendere questo cammino e questa passione come tutti coloro che oggi sono qui. Con questo appuntamento di Ruote nella Storia, l'Automobile Club di Roma ha voluto confermare il proprio impegno rivolto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio costituito dall'automobilismo d'epoca, ma allo stesso tempo l'ente ha riconfermato il desiderio di coniugare tale valorizzazione anche alla promozione ed alla riscoperta di territori caratterizzati da bellezze artistiche e naturali. A rendere l'evento peculiare, ovviamente, la presenza di meravigliosi gioielli su quattro ruote che hanno fatto e continuano a fare la storia dell'automobilismo. Tra i circa 50 modelli presenti, anche una Triumph TR3 Sport del 1957 che ha partecipato alla Mille Miglia, e poi uniche Porsche, Maserati, Lamborghini ed Austin, oltre a una Ferrari del 1990. Diciamo che è l'ultimo dell'ultima era Enzo Ferrari, che non ha potuto vedere uscire dai stabilimenti di Modena, e però è stato capace di vedere il suo progetto. Dopo di lui fu l'era Montezemolo, che riprese lo stesso telaio e sviluppò un 355 che migliorò le caratteristiche. Questa macchina, come caratteristica, ha un cambio trasversale che per l'epoca era una grande innovazione anche sulla Formula 1. Aveva la capacità di abbassare ancora di più il baricentro, infatti non presenta una coppa dell'olio come la maggior parte delle macchine, ma una coppa a secco. Quindi grazie a questa caratteristica ha potuto abbassare ancora di più il baricentro del motore, quindi avere più aderenza al suolo. È una macchina che, finché viene portata in modo dolce, non tradisce, ma nel momento in cui viene portata un po' troppo sul limite incomincia un po' a tradire. Però dà delle belle emozioni, forti, e è sempre una Ferrari, ecco. La Lamborghini Murcielago Roadster nasce da un disegno di Luke Dockendorff. È la prima dell'era Audi, appena viene acquistata dall'Audi, questo è il primo modello che viene progettata sotto la direzione Audi, pur nel massimo rispetto delle strategie e della dinamica e dell'organizzazione Lamborghini. Non Spider, ma Roadster, perché non ha proprio il tettino, non ha né il tettino né la cappottina, ha soltanto una piccola telo di copertura a incastro praticamente. Con l'appuntamento di Velletri, significativo risalto è stato dato alla tradizione artigianale e gastronomica. Si può dire infatti che si è trattato di un viaggio all'insegna della natura, delle eccellenze locali e delle tradizioni culturali, a partire dalla dimostrazione dell'arte dei canestrai in piazza Garibaldi, seguita dalla visita all'Orto del Pellegrino fino all'arrivo all'agriturismo I Casali della Parata, dove i partecipanti hanno potuto godere di prodotti tipici della tradizione locale. Sono un appassionato di auto storiche, come tanti. Ho comprato questa macchina nel 2018, prima di questa ce ne ho avuto altre, però questa qua ci sono un po' particolarmente affezionato perché ci ho fatto delle cose, delle belle manifestazioni, tipo la Targa Florio, la Coppa delle Dolomiti, ci ho fatto anche la Mille Miglia. E questa è una macchina che è nata è del 1957, e proviene col telaio della TR2, che è la stessa scocca TR2, hanno fatto questo TR3 che è un po' più modernizzata, che ha già i freni a dischi, ha un motore più potente, è un po' più brillante della TR2, però c'è il fascino della TR2, che è una delle più belle. Questa è una Porsche 911 S, 2004 di cilindrata, 194 cavalli, del 1972, che già allora era una bella potenza, anche se adesso con le macchine moderne queste potenze si raggiungono più facilmente.
il grande coinvolgimento, l'entusiasmo e l'attenta ed appassionata partecipazione di tutti i presenti fa supporre un nuovo appuntamento anche per l'edizione 2025 di Ruote nella Storia con l'Automobile Club di Roma, certamente pronto ad offrire una nuova suggestiva tappa all'insegna della passione per il motorismo d'epoca e della valorizzazione di inediti territori da scoprire e promuovere in tutta la provincia. Ruota nella Storia è arrivato anche sui tornanti della Coppa della Consuma. Con il supporto di AC Firenze, domenica 12 maggio, il prestigioso raduno di AC Storico e Automobile Club d'Italia ha regalato un'altra entusiasmante tappa alla scoperta della montagna fiorentina, in un percorso dal capoluogo toscano fino a Vallombrosa. Grazie all'Automobile Club presieduto da Massimo Ruffili, con la direzione di Alessandra Rosa, il raduno dedicato al motorismo storico è tornato per il terzo anno nella provincia del capoluogo toscano ed ha regalato nuove, inedite emozioni. Il tracciato è molto suggestivo e vario, 54 chilometri. Si parte da Bagnoaripoli, città metropolitana di Firenze, per salire per i mitici tornanti della Consuma, dove si corre la famosa gara velocità salita, velocità montagna della Consuma. Naturalmente la nostra è una passeggiata, ma i tornanti sono gli stessi. Bene, si arriva fino alla Consuma, poi ci si inoltra nella foresta di Vallombrosa. Arriviamo all'abbazia di Vallombrosa, quindi compieremo la salita del Monte Secchieta per arrivare a 1500 metri, ovvero Firenze 1500. Presente alla manifestazione anche il sindaco di Bagnoaripoli, il dottor Francesco Casini, che ha dato il suo simbolico avvio alla partenza. Siamo ben felici di poter essere partenza di questo primo grande evento, Ruote nella Storia, dove c'è la collaborazione di tante realtà del territorio metropolitano fiorentino, la Proloco di Vallombrosa, la ACI, con la collaborazione insieme all'Automobile Club di Firenze, un grande evento che mette peraltro in mostra tantissime auto d'epoca bellissime, di altissimo livello, per cui siamo davvero contenti per questo grande evento, ancora una volta di sport, comunque di, se vogliamo, anche di cultura, della automobile, di quello che è anche la bellezza che è stata la storia dell'automobile in Italia, e insomma siamo soddisfatti e contenti che si possa essere ancora una volta qui da Bagnoaripoli, punto di partenza strategico. Cerchiamo ogni anno, quando organizziamo la nostra tappa fiorentina di Ruote nella Storia, che è un circuito molto prestigioso al quale appunto teniamo particolarmente, che rappresenta un momento di celebrazione di quella che è la concezione ACI dello storico sublimata nel nostro progetto ACI Storico. È una concezione che tende molto a valorizzare gli aspetti culturali, tant'è vero che noi stiamo facendo una battaglia proprio contro quella che è la speculazione che si fa sulle auto vecchie e non storiche, che vengono invece certificate come tali. In ACI Storico vogliamo veramente enfatizzare quello che è la bellezza, il valore di queste vetture. Ruote nella Storia è ormai sono vari anni che è stata istituita da ACI Storico, e è un evento che un automobile club provinciale può organizzare solamente una volta all'anno, quindi una tantum, una all'anno. E quest'anno, appunto, grazie alla collaborazione con Lorenzo che è della Proloco Saltino Vallombrosa, abbiamo organizzato questa bellissima giornata, non solo da un punto di vista climatico, ma da un punto di vista di successo, perché molti fiorentini sono qua con le loro auto, con le loro belle auto, per andare a Vallombrosa. Con che auto partecipa? Io con una delle mie, partecipo con una Fulvia HF 1600 che è sempre stata mia, stradale. Mi sono sposato con questa, sono andato in viaggio di nozze e quindi andiamo in cima al Secchieta con questa. È 52 anni che mi porta a giro. Stefano Biondetti, allora, quando ci sei tu c'è il sole. È perché abbiamo degli accordi con San Clemente che ci protegge e che tutte le volte organizziamo qualcosa ci regala queste splendide giornate. Con che auto sei venuto?
e con una Mercedes degli anni 90, una macchina comoda e tranquilla. Senti, per i tornanti che porteranno poi in cima al Secchieta, cosa vedi avvantaggiate? Certe vetture piuttosto di altre, le vetture più docili, non so come dire. No, le vetture sicuramente, a parte che non dobbiamo correre, no, che no. Non è una manifestazione che prevede gente spericolata. Passeggiata. È una passeggiata dove però vedo parecchie lanciafulvia e quindi sicuramente sono le più adatte a fare questi tornanti. Sono contentissimo di questa partecipazione e di questo riscontro che abbiamo avuto dai nostri amici. Presenti alla manifestazione meravigliose vetture d'epoca, veri musei su quattro ruote che esaltano ogni tappa dell'autoraduno. Eccoci finalmente ai 1500 metri del Secchieta, per noi Firenze 1500. Siamo passati attraverso luoghi bellissimi, storici, prima abbiamo fatto i tornanti della mitica Consuma, poi questa strada, la catena, con tutti i Douglas più alti d'Italia, meravigliosi, per approdare a Vallombrosa. L'abbiamo circumnavigata per salire qui al Monte Secchieta. Ora torneremo, dopo questa breve sosta con un ristoro piacevolissimo a rifugio, torneremo all'abbazia di Vallombrosa dell'anno 1000 circa, e soprattutto è stata cantata da Dante ed è stata amata molto da Lorenzo il Magnifico. Ringrazio molto la Proloco di Saltino e Vallombrosa per aver organizzato questa manifestazione che unisce Firenze con la montagna di Firenze che è Secchieta e anche la foresta che è Vallombrosa. È l'occasione veramente per far vivere quelle che sono le eccellenze, il patrimonio ambientale e naturalistico del comune di Reggello e di Montemignaio, ma che di fatto è il polmone verde dell'intera Firenze, direi dell'intera Toscana. Quindi è l'occasione anche per far conoscere quelle che sono le bellezze di questa parte poco conosciuta di Toscana, ma veramente bella e dalle peculiarità uniche. Io vi devo ringraziare per aver avuto questa iniziativa che va nel senso di quello che vogliamo fare anche con l'associazione. Sono molto contento della collaborazione che c'è con la Proloco Saltino Vallombrosa che ha organizzato questa manifestazione. Una delle nostre missioni è quella di collegare e rendere effettivo il collegamento culturale e anche materiale fra Firenze e Vallombrosa. Con questa manifestazione voi l'avete reso tangibile, quindi è assolutamente non solo condivisibile, ma dobbiamo farvi i nostri complimenti per aver avuto questa iniziativa. Per il pranzo ci ha ricevuto l'hotel rifugio La Foresta, un magnifico pranzo, un momento conviviale di piacere per tutti. Nella tappa fiorentina di Ruote nella Storia non sono mancati, come di consueto, i momenti culturali nei quali i partecipanti alla manifestazione hanno potuto godere anche dell'arte e della tradizione popolare, ed in questo caso millenaria. Grazie al prezioso contributo della Proloco di Saltino Vallombrosa, infatti, è stato riservato ai partecipanti un momento esclusivo. Nello specifico, la giornata è stata arricchita dalla visita guidata presso l'abbazia di Vallombrosa, antico convento nel quale ancora oggi risiedono i monaci. Roberto Giacinti, allora, questa è una macchina speciale, non solo per lei, ma un po' per tutti, direi. Sì, richiama molto l'attenzione. Questa macchina correva negli anni 50-60, hanno cominciato a fabbricarla nel 57 e hanno continuato con dei modelli leggermente diversi ai primi anni 60. Si basa su uno chassis della Fiat 600 praticamente e sopra c'è caricata una carrozzeria di alluminio fatta da Zagato. Motore Abarth, quindi una bomba, una macchina leggerissima che quindi fa 160 km l'ora. Ecco, come rispondono i comandi, il cambio, la posizione di guida? Quali sono le caratteristiche di guida di quest'auto? È una macchina sportiva, si sente la strada perché è piccola, bassa e ovviamente tutto è molto meccanico rispetto a oggi. Oggi c'è tanto digitale, tanti servosterzi, servofreni, qui non c'è nulla di tutto quello. Per cui l'amore di una macchina d'epoca, che sia veramente d'epoca, è proprio questo, viaggiare nella storia. Nel 59 è nata questa macchina e io facevo come mio padre e venivo su a vedere la Consuma e vedevo passare questa automobile. Mi ero innamorato di lei e poi me la sono comprata.
comprata, quindi gioia doppia. E questa mattina abbiamo fatto i tornanti della Consua, in passeggiata, ma li abbiamo fatti. Li abbiamo rifatti tutti, piano, con rispetto alla velocità di allora, ma con la stessa emozione e con una bella gioia. Sono delle belle giornate queste di Aci Storico, veramente. I frutti di una giornata ricca di storia, cultura, tradizione e bellezza mettono delle ottime basi per sperare ed auspicare in una prossima avventura con Ruota nella Storia anche nel 2025. Infatti, dopo il successo di questa terza edizione, con il raduno motoristico-culturale di Aci Storico ed Automobile Club d'Italia, tutto sembra in linea con la prospettiva di una vincente quarta edizione per Aci Firenze.